Veniamo alla narrazione sulla scienza. Si sente spesso dire che dobbiamo credere alla scienza. Perfetto, solo la scienza si salverà. Solo che non ci dicono che non c'è una sola scienza. C'è una scienza, c'è un modello scientifico dominante che si chiama, chiamata così, positivista o riduzionista, materialista riduzionista. Cioè che cerca e studia la materia e trascura tutto il resto. Tutto ciò che non è misurabile, ripetibile, verificabile. Questa non è la scienza, questa è una scienza. Che scienza vuol dire? Conoscenza che fornisca garanzia di validità. Qualche cosa che tu affermi e che puoi in qualche modo sostenere e dimostrare. Eppure la scienza insiste ad occuparsi della vita e a pretendere la scienza positivista, ad occuparsi della vita e a pretendere di essere l'unica, di avere il diritto di farlo, o comunque di farlo con garanzia di validità. Ma non avete mai pensato che la vita, le esperienze più significative della nostra vita sono irripetibili, ineffabili e incommensurabili, cioè non le puoi misurare, non le puoi ripetere e non puoi neanche dire cosa sono. Quindi cosa studia la scienza? Studia l'aspetto materiale. Questa scienza. Questa è la scienza della visione occidentale, razionale, materialista, riduzionista. Tutti gli altri non esistono semplicemente, tutti credono che la scienza sia questa. E se accenna qualche cosa dice, no, ma questa non è scienza. Com'era la faccenda di prima? Mantieni il popolo in ignoranza, dagli una conoscenza mediocre e fagli credere che sia così e che credere questo sia bene. Certo, credi pure nella scienza. E credi pure che la scienza sia solo una. Oppure la medicina. Anche qui la medicina è una. La medicina non è una. O meglio, dovrebbe essere una. Ma c'è un modello che ha trionfato, anche qui che si chiama il modello biomedico. Abbiamo visto prima come ha fatto a trionfare. Ha trionfato grazie ai successi sulla materia, ha scoperto gli antibiotici, cioè ha scoperto prima i batteri e i virus e poi gli antibiotici. Grazie a questa straordinaria scoperta, la rivoluzione microscopica, ha avuto successo sugli altri approcci medici. Il secondo è quello tecnologico, grazie agli investimenti, ai finanziamenti delle grandi multinazionali, si è arrivati a produrre tecnologie in grado di diagnosticare e curare il corpo, perfetto, ma uno. E grazie allo studio del genoma e alla farmacogenomica si è arrivati a produrre farmaci, salvavita e sempre di più. Ma questa è una medicina, è un modello. Tutte le altre visioni vengono screditate, relegate nell'ambito dell'alternativo o peggio del magico superstizioso, della ciarlataneria, della magia, screditare il nemico o chi è diverso da te, quando le vere medicine tradizionali sono quelle che esistono da millenni e hanno portato l'umanità fino a qui, tutto sommato, e che potrebbe tranquillamente, come vedremo, essere recuperato. E tutti i sistemi medici tradizionali continuano ad essere considerati non scientifici e non moderni. A proposito di semplicemente perché hanno un'altra visione scientifica e perché hanno un'altra visione del mondo, un'altra epistemologia. La buona notizia è che sta nascendo un pensiero cosiddetto postmoderno, transculturale, inclusivo, mondocentrico anziché etnocentrico. La visione della scienza dominante è una visione etnocentrica, occidentale, razionale, materialista. Il pensiero postmoderno, integrale, ha un pensiero inclusivo che include quindi gli altri approcci e modelli, non li esclude, li integra, li rispetta e fornisce strumenti per dialogare transculturalmente, comprendere quali sono le diverse epistemologie, i diversi modelli che stanno alla base. Per esempio, cosa intende la medicina tradizionale per spirito? È qualcosa di così antiscientifico, ineffabile.
Oppure si potrebbe trovare un linguaggio in grado di comprenderlo. Questa nuova visione, questa visione postmoderna, propone anche un nuovo modello scientifico che ha radici nella scienza della complessità e nel nuovo paradigma olistico sistemico. Mai sentito parlare? Questo sta succedendo oggi, grazie a Dio, anche se pochi ne parlano. Ci diceva già Capra nell'87, la tecnologia medica moderna, ormai appurata, non è in grado da sola di affrontare e risolvere le malattie della civiltà più comune. Gli interventi sul piano biologico, seppure si mostrano utili in casi di emergenza, hanno effetti irrilevanti sulla salute delle intere popolazioni. Solo di rado i meccanismi biologici sono le cause esclusive di infermità, infatti. La salute degli esseri umani è determinata in prevalenza non dall'atto medico in sé, ma bensì dal loro comportamento, dalle loro abitudini alimentari, dalla natura del loro ambiente, cioè dalla loro risposta di stress, dalla loro capacità di rispondere. Torniamo al concetto di pandemia emotiva, perché nessuno se ne occupa e insegna alle persone a rispondere superando la propria pandemia emotiva, quindi a rinforzare la risposta di stress in modo adeguato e funzionale. La proposta quindi è una medicina integrale. Medicina integrale non è la medicina alternativa, non è la medicina complementare, non è la medicina integrata come vorrebbero farti credere. La medicina integrale è una medicina che segue il nuovo paradigma, che trascende e include, quindi non nega, ma apre le braccia e accoglie, che supera la dicotomia tra biomedicina e approcci tradizionali. La medicina integrale suggerisce ha tre gambe, diciamo così. L'eccellenza della biomedicina, che è adatta a intervenire sull'organismo dal punto di vista fisico, e questo è perfetto. L'eccellenza delle medicine tradizionali adatta ad un approccio complesso e olistico sull'unità della persona, quindi sugli aspetti emotivi, mentali, spirituali. E l'eccellenza dell'approccio psicologico, che mette al centro la relazione medico-paziente-ambiente. Questa è una medicina integrale. Non nega tutto l'armamentario della medicina che pretende di essere l'unica scientifica. Bussa alla porta, apre le porte e dice: uniamo gli sforzi, uniamoci, condividiamo, cresciamo insieme. Questo significa amore per l'umanità, non mettersi la mascherina. È certo, è molto più complesso. Soluzione semplice per problema complesso, mascherina. Soluzione complessa. Occupati della tua pandemia emotiva, occupati di come mangi, di come pensi, di come vivi, di fare sport, di fare l'amore, di andare in natura, di uscire dai tuoi condizionamenti culturali, di accogliere l'altro, di avere fiducia, di aprirti al mondo, di sviluppare la tua creatività, di vivere relazioni sane. Occupati dello spirito, un po' più complesso che mettere la mascherina e fare una vaccinazione. Peraltro, dicevamo che non è l'unica medicina quella, diciamo così, convenzionale. Secondo l'OMS, l'omeopatia è il più grande sistema medico al mondo, con un importante e costante tasso di crescita. In Europa più di 100 milioni di persone utilizzano l'omeopatia e 50.000 sono i medici omeopati. Nel mondo i medici omeopati sono 500.000 e i pazienti più di 600 milioni. Secondo i dati Eurispes, nel 2017 un italiano su 5, quindi quasi 13 milioni di persone, fa uso di terapia non convenzionale. Secondo il rapporto, l'omeopatia, la medicina non convenzionale più amata in Italia, verso cui si orienta il 76% degli italiani, seguono fitoterapia, osteopatia, agopuntura, chiropratica. Ma la medicina ignora completamente i punti di vista di queste medicine. L'avete mai sentito qualcuno essere invitato da una Vespa se non per essere magari attaccato o dalle Iene? Pensiero unico, dominante, esclusivo. Ci sono 100 milioni di persone in Europa e 500.000 medici
e 600 milioni nel mondo di persone che non meritano di essere considerate. Scusate, se poi qualcuno si permette di dire, ma signori, ci siamo anche noi. Dov'è il rispetto? Qui non si tratta nemmeno delle minoranze, ma della storia. Dov'è il rispetto? Le altre medicine tradizionali, in questo caso preconvenzionali, che c'erano prima e ci sono ancora. Le tradizioni dell'Africa subsahariana, l'ayurvedica, lo sciamanesimo, tipico della Siberia e del Sud America, i guaritori aborigeni, la medicina popolare, i guaritori tradizionali d'Europa. Tutti ciarlatani, tutti non scientifici, perché l'unica scienza è quella che decidiamo noi. E invece vi sbagliate. Qualcuno vi ha mai parlato di queste scienze, cioè di questi approcci scientifici? Scientifici a tutti gli effetti, cioè con un'epistemologia, un'ontologia, una metodologia, una prassi precisa, un modo di elaborare i dati, di condividerli, di discuterli, di validarli. La scienza della complessità, per esempio, si basa sulla teoria generale dei sistemi, la cibernetica, la termodinamica del non equilibrio, la teoria delle cellule automata, le teorie della catastrofe, teoria dei sistemi autopoietici, teoria dei sistemi dinamici, teoria del caos. Qualcuno ne sente parlare, qualcuno ne sente l'esigenza. No, e invece dovremmo, perché ci apre il mondo, ci apre uno sguardo diverso sul mondo. Scienza, la mediocrità del pensiero unico e la varietà e la ricchezza. Se guardi oltre la porta del giardino di casa. Quindi il metodo positivista, dicevamo, è un metodo. Ecco qui alcuni altri metodi scientifici. La Transpersonal Phenomenological Research, quindi la ricerca fenomenologica transpersonale, la ricerca condotta attraverso esperienze eccezionali umane, le peak experience, le esperienze oltre la mente ordinaria. Gli approcci, embodied approach, gli approcci attraverso il corpo e attraverso prassi trasformative, gli approcci immaginali e artistici, gli approcci indigeni, la scienza essenziale di Charles Sturt, la scienza in prima persona di Varela, la scienza integrale di Wilber, l'intuitive inquiry della Henderson, la integral inquiry, l'holistic inquiry. Insomma, se non lo sapevi, non c'è una sola scienza. Se si desse spazio anche alle altre, forse affronteremo meglio la pandemia.